per prima cosa bisogna entrare nel proprio account, nella propria Gmail, e andare a cercare nei 9 quadratini in alto a destra l'applicazione di Classroom. Vi apparirà questa schermata, controllate di aver messo, di avere il vostro account qua e a questo punto fate continua. Dovete scegliere il vostro ruolo, voi siete uno studente e a questo punto avrete gli inviti all'iscrizione al corso dei vostri insegnanti. Entrate all'interno del corso e a seconda delle autorizzazioni che vi ha dato l'insegnante potrete scrivere qualcosa come messaggio di saluti. Questa è la schermata principale, lo stream, dove troverete tutti i materiali e tutte le informazioni riguardanti il corso. In alto c'è il nome del corso, il docente e il link per accedere al Meet, cioè alle riunioni, alle lezioni online. Un'altra sezione importante è quella dei lavori del corso, che vediamo un attimo. All'interno dei lavori del corso troverete in tutti gli argomenti le diverse cartelle in cui il vostro docente ha organizzato il corso, quindi matematica o geografia, scienze e quant'altro. All'interno dell'argomento ci saranno i materiali o i compiti e se ha pubblicato del materiale, dell'ulteriore materiale, ad esempio dei link, delle schede, dei link di YouTube, troverete tutto qua. All'interno dei lavori del corso troviamo anche i compiti assegnati, li possiamo anche visualizzare nello stream, in questo modo, oppure sui lavori del corso. Questo qua è un compito di geografia. Lo apriamo, c'è scritto, ci sono le indicazioni, c'è scritto quando è la scadenza e c'è aggiunto un materiale, in questo caso un video di YouTube. Possiamo aprirlo per vederlo meglio. Nel momento in cui io ho completato il compito assegnato, se devo caricare delle schede, se devo caricare dei video, o devo completare dei testi o dei moduli, posso contrassegnarlo che l'ho completato. Posso anche aggiungere dei commenti da scrivere all'insegnante. Poi posso inviarlo. Per visualizzare i corsi in cui sono iscritto, basta andare da questa parte e io posso vedere i corsi in cui sono inserito.